Cari amici, un caloroso saluto a tutti e un ringraziamento vivo e particolare a tutti coloro che questa mattina hanno preso parte ai lavori della Commissione Ambiente di questa Assemblea Costituente. Siamo stati tanti, ci sono stati tantissimi interventi, uno più interessante dell'altro, perché per noi l'ambiente è sempre stato motivo di forte impegno politico. Perché se è vero che l'ambientalismo è di sinistra, è vero che la tutela dell'ambiente è nostro patrimonio fondativo da sempre. E permettetemi, di fronte a questa assemblea, di ricordare alcuni nomi di persone che ci hanno insegnato ad amare l'ambiente e a farne una bandiera delle nostre lotte politiche. Mi riferisco a Paolo Colli, a Pietro Armani e a Nino Sospiri, che non sono più con noi ma che ci accompagnano nella nostra battaglia quotidiana. L'ambientalismo è stata la deriva del concetto di tutela dell'ambiente, una deriva politica iniziata negli anni 70. Oggi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo immaginare un ambiente che sia vivo, che veda l'uomo al centro delle politiche ambientali, un ambiente che sia vivo perché è vissuto ogni giorno facendo tesoro delle esperienze del passato, perché non accadano più disastri come quello che recentemente ha colpito la Sardegna a Porto Torres, ma guardando avanti, guardando al futuro, guardando agli investimenti in tecnologia, guardando alle eccellenze italiane. Oggi nella Commissione abbiamo avuto modo di discutere su brevetti italiani, su innovazione tecnologica, perché è nell'innovazione tecnologica che risiede la chiave di svolta delle politiche ambientali del futuro. Perché l'ambiente è anche educazione, educazione ambientale, perché il ciclo dei rifiuti non sia più una tragedia come quella che vediamo nel nostro Sud Italia, ma sia un'opportunità che grazie all'innovazione tecnologica può contribuire allo sviluppo, uno sviluppo realmente sostenibile. Dobbiamo occuparci di energia, un ciclo dell'energia che sia integrato, un ciclo dell'energia che sia un mix, che vada dalle energie tradizionali alle energie rinnovabili, passando anche per quell'innovazione che il Paese chiede e sulla quale dobbiamo aprire un grande dibattito. La Commissione Ambiente per questo ha deciso di costituire una consulta permanente dell'ambiente, una consulta permanente dell'ambiente che si confronterà in continuazione sui temi all'ordine del giorno e che già da ora prende l'impegno di organizzare la grande conferenza nazionale Ambiente ed Energia, nella quale discuteremo la nostra posizione in materia di energia nucleare, in materia di ambiente e in materia di sviluppo sostenibile. Noi lanciamo tre proposte legislative che già da lunedì i gruppi parlamentari dovranno affrontare. Occorre rivedere il sistema di governance dell'ambiente, occorre una governance integrata che coordini le attività centrali ministeriali con quelle delle agenzie nazionali e con quelle delle agenzie regionali. Occorre rivedere il sistema legislativo dal punto di vista della semplificazione burocratica, perché la green economy, che è la grande sfida del futuro, non muoia sul nascere, uccisa dalle mille burocrazie, da quel federalismo della burocrazia dei lacci e lacciuoli che solo noi sappiamo purtroppo proporre. E infine, per scendere nel particolare, una grande proposta legislativa di riforma del sistema delle bonifiche italiane. Anche questo fortemente ostacolato da burocrazia, da interessi particolari che non aiutano a risolvere il problema. Non sarà un caso se l'Italia è il paese nel quale vengono richieste maggiori operazioni, attività burocratiche per effettuare una bonifica, e non sarà caso se questo è il paese nel quale ancora ad oggi non è stata effettuata definitivamente alcuna bonifica di siti di interesse nazionale. L'aspetto della burocrazia è un aspetto delicato, è l'aspetto che può farci sognare che un giorno potremmo dire non esiste differenza fra green economy e old economy, perché ogni economia che guarda al futuro è un'economia sostenibile che non può trascendere dai problemi dell'ambiente. Perché i problemi dell'ambiente sono anche quelli della nostra vita quotidiana, sono i problemi dell'eco design delle nostre case, sono i problemi nei quali lo spirito creativo italiano può dare il meglio di sé, sono i problemi urbanistici delle nostre città.
E proprio qui a Milano, dove il problema della mobilità sostenibile è un problema fortissimo, dove il problema della qualità dell'aria ha posto questa città all'attenzione degli organi europei, FLI, la consulta ambiente di FLI, annuncia il suo appoggio politico organizzativo al comitato Milano si muove, che nei prossimi mesi promuoverà una grande campagna per il referendum per la mobilità sostenibile nella città di Milano, che impegnerà il Comune di Milano a politiche vere e operative in materia di mobilità sostenibile. Il mio tempo è finito, ma sta iniziando il tempo di tutti noi, e se FLI nasce per l'ambiente, la consulta ambiente di FLI è a disposizione di tutti gli iscritti di FLI e di tutti gli italiani. Buon lavoro a tutti e grazie.